Professoressa Gilda Aiello, c'è la prima studentessa che mettiamo prima lo stacco così poi la introduciamo, perché vi ricordiamo che questo al quale state assistendo è il Tesi X Day. Prego Gilda. Allora, adesso il turno di Erika Cancedda, che ci parlerà di attività ipotensiva di alimenti a base di soia, canapa e lupino. Erika in sostanza si è concentrata nella comparazione di questi alimenti, soia, canapa e lupino, relativamente alla loro capacità ipotensiva. Quindi sostanzialmente parliamo di sistema della pressione. Chiaramente si sa che gli alimenti possono apportare alcuni benefici, ed in particolare Erika si è occupata di peptidi bioattivi. Quindi ha fatto un ottimo lavoro, molto interessante, molto innovativo, supportato anche da solide pubblicazioni scientifiche, e quindi ha messo in evidenza come appunto questi peptidi derivanti dalle proteine della soia, della canapa e del lupino, canapa chiaramente alimentare, possono esercitare l'attività ipotensiva. Prego, Erika. Grazie. Allora, come ha detto la professoressa, il titolo della mia tesi è l'attività ipotensiva di alimenti a base di soia, canapa e lupino. Lo scopo dell'elaborato era quello di determinare il ruolo dei peptidi bioattivi contenuti in questi alimenti nella prevenzione e nel trattamento dell'ipertensione arteriosa, che è un importante fattore di rischio per lo sviluppo di malattie cardiovascolari. Che attualmente rappresentano la prima causa di morte in Italia. Un soggetto quindi viene considerato iperteso quando la sua pressione sistolica è maggiore di 140 millimetri di mercurio e quella diastolica supera i 90 millimetri di mercurio. Nella soia, nella canapa e nel lupino, molte ricerche hanno individuato appunto i peptidi bioattivi, che sono dei piccoli frammenti proteici inattivi contenuti nelle proteine genitrici degli alimenti che a seguito dell'idrolisi enzimatica, acida e della digestione gastrointestinale vengono liberati, raggiungono gli organi bersaglio e svolgono un'attività biologica, che in questo caso è l'abbassamento della pressione arteriosa. Questi peptidi in particolare agiscono sul sistema renina-angiotensina-aldosterone, che è il meccanismo principale ormonale responsabile della regolazione della pressione sanguigna nel nostro organismo. Quindi, grazie alla loro azione benefica, questi tre alimenti vengono considerati come alimenti nutraceutici. Quindi la soia, analizziamo per prima, si tratta di un legume molto utilizzato per le sue molteplici proprietà, e in particolare contiene degli isoflavoni, che sono dei fitoestrogeni che abbassano il colesterolo plasmatico, che è un altro importante fattore di rischio per lo sviluppo di malattie cardiovascolari. Inoltre, la frazione proteica della soia costituita dalla beta-congliccinina e dalla glicinina è quella responsabile e che contiene appunto i peptidi bioattivi che hanno attività ipotensiva. Diversi studi quindi hanno dimostrato che l'assunzione di prodotti a base di proteine della soia possono abbassare la pressione arteriosa fino a 5 mm di mercurio per la diastolica e circa 8 per la sistolica. In seguito, il lupino è un altro legume che ha diverse proprietà benefiche, tra cui la presenza di dell'aminoacido arginina svolge un ruolo importante nel miglioramento della funzionalità cardiaca. Per quanto riguarda la frazione proteica, quindi dove sono contenuti i peptidi bioattivi, l'alfa e beta conglutina è la parte che contiene maggiormente questi peptidi attivi che hanno
attività antipertensiva e che grazie a alcuni studi sono stati dimostrati, l'abbassamento che è stato svolto era con valori simili a quelli riscontrati nella soia. Ci sono alcune differenze nei risultati in base alla specie di lupino che viene utilizzato, quindi alle proteine. In particolare viene utilizzato negli studi il lupino albus e il lupinus angustifolius. Infine, i semi di canapa alimentare sono un altro alimento sempre più utilizzato grazie alle molteplici proprietà. In particolare l'olio di semi di canapa ha un rapporto 3 a 1 degli acidi grassi omega 6 e omega 3 che porta un miglioramento nella regolazione della pressione arteriosa. La proteina edestina è la frazione proteica contenuta nei semi di canapa che è responsabile dell'attività ipotensiva. Ci sono alcuni studi in vitro che hanno appunto avvalorato questa ipotesi e che è stata poi confermata da alcuni studi sui ratti spontaneamente ipertesi, la cui pressione sistolica è scesa da 145 mm di mercurio a 119. Attualmente è in corso un importante studio sull'uomo che ha appunto l'obiettivo di verificare quelli che sono i risultati in vivo dell'attività ipotensiva di questi peptidi che sono stati individuati. Gli obiettivi della ricerca, infine, saranno quelli di determinare la biodisponibilità di questi biopeptidi, gli organi bersaglio e soprattutto valutare i cambiamenti strutturali durante la digestione. Inoltre occorrerà determinare i dosaggi di integrazione e le eventuali interazioni farmacologiche. In conclusione possiamo dire che per ridurre al minimo il rischio di sviluppo dell'insorgenza delle malattie cardiovascolari è opportuno praticare attività fisica regolare e seguire un'alimentazione varia ed equilibrata con alcuni accorgimenti quali la riduzione del consumo di sale, la limitazione del consumo degli alcolici ed evitare di fumare. Allora, grazie. Complimenti. Grazie. Erika Concedda, grazie dottoressa per aver partecipato a Studio Letterario con la tua tesi XEI e la tua tesi. Grazie.